Io sono un giocatore ludopatico da circa 10 anni. Prima di 10 anni compravo Gratta e Vinci, Super Enalotto, giocavo le macchinette, quelle soldi spicci. Quindi, diciamo, avevo sempre in testa il sogno, no? Il sogno di tutti, anche perché ho avuto una vita abbastanza difficile. Però era una cosa normale. Invece poi 10 anni fa mi sono successe delle cose gravi in famiglia. E ho iniziato ad entrare nelle sale, soprattutto dove ci sono slot machine e VLT, e ho iniziato a giocare sempre di più, e poi a un certo punto ho iniziato a perdere delle cifre considerevoli. E quando inizi a perdere, poi vuoi cercare di recuperare i soldi, e quindi niente, purtroppo mi sono buttato a capofitto dentro queste maledette sale e mi sono rovinato. Ho fatto prestiti. La mia vita piano piano si stava annullando, non mi curavo più, mangiavo pochissimo, fumavo tantissimo, stavo sempre nervoso perché poi purtroppo anche quando qualche volta vincevo poi mi rigiocavo tutto perché ormai avevo perso tanti soldi. Non mi volevo più bene, non amavo più me stesso. Ho capito che dovevo fare qualcosa perché la situazione era diventata drammatica e insostenibile. E ho chiesto aiuto. Un giorno un mio grandissimo amico mi ha dato un numero di una Hollus. Adesso sono 5 anni che sto in associazione, le cose sono notevolmente cambiate. Inizio ad avere una vita più dignitosa, i debiti li ho quasi tolti tutti. Ogni tanto purtroppo qualche ricaduta ci sta, ma diciamo non sono cose gravissime, però sono 5 anni che vivo, che riassaporo la vita, le cose semplici, mi curo, sono una persona normale. Il consiglio che do a tutti e cercare di capire veramente se si è normali o si è malati, perché purtroppo questa ludopatia è una malattia a tutti gli effetti. Una volta che uno si rende conto ed è consapevole che c'è un problema, allora lì hai qualche possibilità.